La polizia di Benevento ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla locale procura della Repubblica nei confronti di un 57enne di Benevento, condannato in via definitiva alla pena di 6 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione, perché ritenuto autore di estorsione. In particolare, gli investigatori della squadra mobile di Benevento hanno condotto sin dal primo pomeriggio una serie di accertamenti ed attività di indagine finalizzate a rintracciare l'uomo irreperibile sia presso il proprio domicilio sia sul luogo di lavoro. L'attività è stata estesa anche oltre la provincia ed ha permesso di individuare il soggetto nei territori dell'Alta Irpinia, dove è stato raggiunto dal personale in borghese e tradotto all'esito dei necessari accertamenti presso la casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l'assessore alle politiche sociali, Carmen Coppola, rendono noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'ente l'avviso per l'erogazione della misura straordinaria di sostegno una tantum alle famiglie per il pagamento delle utenze di gas ed energia elettrica. L'avviso è consultabile sul sito del Comune di Benevento. La scelta di celebrare la festa provinciale dell'Unità nel cuore della Val Fortore ha animato un sorprendente interesse per le aree interne, che si è vivacizzato proprio all'indomani dell'intesa 2 giorni promossa dal PD Sannita. In quella di Foiano si è sviluppata una riflessione attenta e non banale sulla rarefazione demografica in atto, sui tanti problemi correlati, nonché sulle proposte approntate dal Partito Democratico, che vanno oltre le solite petizioni locali, lo scrive Filomena Di Mezza del Dipartimento Aree Interne PD Sannita. È apparsa da subito chiara l'urgenza di cambiare rotta ed attivare una serie di politiche fiscali ad effettivo e percepibile vantaggio di queste aree, anche rimodulando l'attuale classificazione della SNAI. Una sintesi degli interventi più significativi, dalle attività produttive e servizi essenziali come scuole e sanità, sono stati presentati e approfonditi durante la festa provinciale. I rappresentanti di tutti i genitori dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso hanno inviato una comunicazione ufficiale al sindaco di Benevento e per conoscenza al prefetto, con la quale chiedono un incontro urgente al fine di discutere le problematiche connesse alla collocazione del mercato rionale in via Pascoli. La comunicazione trasmessa al sindaco dai genitori della Sant'Angelo a Sasso fa emergere ancora una volta la problematicità della decisione assunta dall'amministrazione di allocare un'area mercatale davanti all'ingresso di uno degli edifici scolastici più frequentati della città. Così intervengono i consiglieri di opposizione De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguerra e Varricchio. Abbiamo sin da subito rilevato la disfunzionalità di tale scelta in termini non solo di parcheggio e viabilità, ma soprattutto di sicurezza dei bambini che utilizzano il barco in questione. Si aggravano in tal modo le enormi criticità già presenti nella zona, il disagio procurato per una mezza giornata agli automobilisti in cerca di parcheggio non è minimamente paragonabile a quello che diversamente dovrebbero sopportare centinaia di famiglie e di studenti residenti, concludono i consiglieri di opposizione. Il sindaco Clemente Mastella ha coordinato a Palazzo Mossi una riunione avente ad oggetto le modalità operative utili al raggiungimento delle abitazioni coinvolte nel riassetto della toponomastica cittadina. Vi hanno preso parte l'assessore all'urbanistica e alla toponomastica Maria Grazia Chiusolo, il consigliere delegato alle contrade Loredana Iannelli, la dirigente dell'urbanistica Antonella Moretti e per i vigili del fuoco Roberto Lamenna e Filomena Donato, per Croce Rossa Italiana Chiara De Michele, per Misericordia Benevento Saverio Cardillo e per il 118 e ASL di Benevento Ciriaco Pedicini. Nel corso del tavolo tecnico è stata affrontata la problematica della raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso delle abitazioni oggetto di revisione toponomastica. A tutti i partecipanti è stato consegnato un vademecum in cui si spiega la semplice modalità d'accesso al SIT presente in home page sul sito istituzionale del Comune di Benevento. La riunione, hanno spiegato il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo, è stata utile perché sovente erano utilizzati i normali motori di ricerca internet, che in questo caso possono indurre in errore. Adoperando il sito del comune, la raggiungibilità di queste abitazioni per servizi essenziali e emergenze diverrà più agevole. Si è tenuto dinanzi al Tribunale di Benevento in composizione collegiale, presidente Fallarino e giudici la dottoressa Palmieri e la dottoressa Telaro, il processo denominato Zeus a carico di Luigi Bisesto, 62 anni di Sant'Agata dei Goti, Fiore Clemente, 66 anni di San Martino Valle Caudina, Umberto Vitagliano, 60 anni di San Martino Valle Caudina, Domenico Nuzzo, 50 anni di Santa Maria Bico, Raffaele Cesare, 50 anni di Dugente, Rinaldo Clemente, 42 anni di San Martino Valle Caudina, il quale processo è stato riunito
finito con il troncone riguardante Mango, Pierantonio più altri. I capi di imputazione vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alle estorsioni con metodo mafioso e all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso nonché ad altri reati. L'udienza è stata caratterizzata dall'eccezione sull'utilizzabilità delle intercettazioni sollevate e discusse in primis dall'avvocato Vittorio Fucci, che ha anche depositato una copiosa memoria, seguito dagli avvocati Ettore Marcarelli, Marcello Severino, Danilo Di Cecco e Mario Pasquale Fortunato, alcuni dei quali, oltre a discutere, hanno anche depositato memoria. Il collegio si è riservato e scioglierà la riserva durante la prossima udienza, che si terrà il 14 novembre. Un 53enne di San Giorgio La Molara era stato condannato a 2 anni e 6 mesi dal Tribunale di Benevento per l'ipotesi di maltrattamenti aggravati avvenuti con minacce, percosse, umiliazioni e mortificazioni psicologiche ai danni della moglie con il danneggiamento dell'abitazione. Avverso tale sentenza era stato proposto appello e nella data del 23 ottobre la Corte d'Appello di Napoli, a seguito dell'arringa difensiva dell'avvocato Antonio Leone, che ha sottolineato la carenza assoluta degli elementi necessari a configurare il reato, è stato assolto per insussistenza del fatto. Nella cappella dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù, fate bene fratelli di Benevento, Monsignor Mario Iadanza ha celebrato una santa messa aperta a tutti dedicata a San Raffaele Arcangelo, patrono dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, fate bene fratelli. Al termine della cerimonia TV7 ha incontrato Monsignor Mario Iadanza e Roberta Zeppa, presidente provinciale AFMAL, intervistati da Alfredo Salzano. Nel calendario liturgico della Chiesa Universale gli arcangeli si celebrano in un'unica festa il 29 di settembre. Ma i fate bene fratelli hanno potuto conservare la vecchia ricorrenza di San Raffaele al 24 di ottobre, proprio per questo legame speciale. San Giovanni di Dio chiamava San Raffaele il mio fratello maggiore, insomma, quindi questo legame tra l'opera intrapresa da San Giovanni di Dio, il carisma dell'ospitalità che continua dopo 4 secoli a risplendere in tutto il mondo, e l'Arcangelo Gabriele. Peraltro anche in questa nostra bella cappellina in alto l'affresco che è venuto alla luce raffigura San Giovanni di Dio, sullo sfondo c'è la città di Granada dove appunto cominciò l'opera di San Giovanni di Dio, e a fianco c'è appunto l'Arcangelo Gabriele che fu il suo celeste compagno di viaggio. È una giornata particolare questa qui per i fate bene fratelli, e per questo parliamo anche con la presidente provinciale dell'AFMAL, la dottoressa Roberta Zeppa, che voleva fare alcune considerazioni in merito. Sì, oggi per noi è una giornata importante perché il 24 ottobre festeggiamo San Raffaele, che è l'arcangelo a cui San Giovanni di Dio, che è il nostro fondatore, era molto devoto. Devozione a cui poi si sono ispirati gli ordini dei Fate Bene Fratelli da lui fondato. E l'AFMAL, l'Associazione Fate Bene Fratelli Malati Lontani, si ispira proprio ai valori dei Fate Bene Fratelli, fra cui l'ospitalità, l'accoglienza, il rispetto. E ogni azione dell'AFMAL viene condotta nel pieno rispetto della trasparenza e della fede. Noi come associazione AFMAL cerchiamo sempre di effettuare delle raccolte fondi attraverso, ad esempio, abbiamo effettuato un torneo di beneficenza tennis, così come svolgiamo 2 volte all'anno delle cene di beneficenza, e colgo l'occasione per invitarvi il 6 dicembre presso il Borgo degli Angeli, dove effettueremo la nostra cena di beneficenza annuale. In questo momento dall'AFMAL centrale è stata organizzata una missione nel Congo e nel Guatemala per sostenere i bambini e i malati di epilessia e di sindrome metaboliche. Noi come sede locale ci terrei a ricordare che grazie alla continua assistenza da parte dei benefattori e dei volontari siamo riusciti a svolgere numerose attività in quest'anno, fra cui la donazione di zainetti con il materiale scolastico in varie parrocchie della città, oltre qui nel rione Ferrovia e anche nella provincia di Benevento. Ancora continuiamo sempre il nostro progetto di dono un passo a chi non ne ha, e con le giornate di prevenzione con il camper dell'Oasi della Salute. Colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti i benefattori e volontari, senza i quali tutte queste opere di bene non vengono effettuate.
Nella seduta della Commissione Consiliari Attività Produttive dello scorso 21 ottobre, alla presenza dell'assessore Luigi Ambrosone, è stata da me formulata una proposta alternativa in relazione all'imminente trasferimento del mercato rionale in Piazza Risorgimento, così in una nota Rosetta D'Estasio, consigliere comunale di Prima Benevento, che continua. L'amministrazione insiste nel trasferire il mercato in via Pascoli, dovendo lo spazio attualmente occupato dallo stesso essere adibito a parcheggio a causa della chiusura di Piazza Risorgimento per l'inizio dei lavori di restyling previsto per il prossimo 28 ottobre. Gli ambulanti hanno accettato di limitare il mercato rionale ad una sola volta a settimana, considerando che in via Pascoli si produrrebbero disagi notevoli stante l'ubicazione di scuole ed attività commerciali, oltre che di moltissime abitazioni. E in effetti via Pascoli non è una piazza, per cui non dispone di spazi sufficienti e comunque idonei ad ospitare un mercato rionale. La mia proposta, condivisa anche dagli altri consiglieri di opposizione presenti in commissione, è quella di lasciare il mercato rionale nello spazio dove si svolge tuttora, nei pressi di Piazza Risorgimento, considerato che il paventato disagio sarebbe limitato ad un solo giorno alla settimana. I saloni della storica azienda Stregalberti hanno ospitato un interessante incontro che ha visto protagonista un gruppo di giovani imprenditori di Confindustria Benevento nell'ambito del progetto Direttivi Itineranti. Ai microfoni di TV7 il presidente della Stregalberti, Giuseppe Davino, e Alessio Zollo, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. No, innanzitutto un ringraziamento a Strega per averci ospitato per questo evento. Noi in realtà, nell'ottica di Direttivi Itineranti che stiamo facendo da un po' di tempo, l'idea è quella di condividere e di far conoscere il nostro territorio. Per questo motivo questo direttivo è stato esteso anche alle altre territoriali, quindi verranno da Napoli, da Salerno, da Caserta, da Avellino, e questo per noi è un motivo di grande orgoglio, perché unire la condivisione di un'emozione, perché poi Streghe è anche quello, con la passione e l'innovazione di un'altra azienda che è Bottega Russo, fatta da ragazzi che con il loro prodotto cercano di aprirsi al mercato anche extraterritoriale, per noi è un motivo davvero di grande orgoglio, e quindi cercheremo di continuare a organizzare eventi del genere. Il convegno di Capri per noi giovani è un momento di grande aggregazione. Unirsi e capire quali sono le problematiche comuni, e soprattutto per noi giovani che cerchiamo di continuare le aziende o di iniziare, ancora più difficile, nuove attività imprenditoriali, è fondamentale la condivisione. Quindi poter stare insieme anche in momenti ludici è un motivo di grande crescita sia personale che professionale. Siamo molto contenti di ospitare questa iniziativa per vari motivi. Primo, perché noi siamo sempre stati molto vicini al mondo Confindustria, sia nelle territoriali sia in campo nazionale col doppio inquadramento nelle associazioni di categoria che sempre fanno parte del mondo industria, quindi siamo vicini a quel mondo lì. Poi ci fa molto piacere ospitare questa iniziativa per presentare un pochino la nostra zona di Benevento anche alle altre territoriali. Insomma, si fa spesso parlare delle altre, delle più importanti, di Napoli, per carità, però dare una giusta valorizzazione al nostro territorio mi sembra un'occasione molto importante di conoscenza. E infine c'è anche un lato umano e conviviale che ci fa piacere sottolineare, perché poi alla fine c'è sempre una relazione di amicizia tra tutti i componenti, specie del gruppo giovani. Il fatto di essere qui nel locale storico fa sì che possiamo far conoscere la nostra realtà industriale, ma anche la produzione. Insomma, è un momento, ripeto, anche conviviale e di amicizia. Il premio Striga che lei citava è nato nel 47, nel 1947, quindi sono quasi 80 anni che andiamo avanti, però anche prima di questo momento l'azienda è sempre stata vicina al mondo della cultura, in particolare delle arti visive. Insomma, l'utilizzo dei pittori per fare la comunicazione degli artisti è sempre stato una cosa che ci ha caratterizzato. Riteniamo che la sensibilità degli artisti, degli scrittori, ci faccia vedere il mondo con occhi, con una visione più allargata, e quindi ci aiuti anche a comprendere meglio la realtà. L'Eco del Sannio, cronaca, politica, sport e soprattutto inchiesta. L'Eco del Sannio è il giornale online della verità, libero e indipendente. Consultalo al sito www.ecodelsannio.it. Direttore responsabile Daniela Pieschi. Anche
anche la seconda giornata di Rinnovamente Days Crescere con Energia, in programma in Piazza Cardinal Pacca a Benevento fino a sabato 26 ottobre, ha fatto registrare un grande interesse. TV7 ha seguito anche questo secondo appuntamento, che si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Clemente Mastella ai microfoni della VG7 Simona Brancaccio, capo ufficio autorizzazioni ambientale della Regione Campania. Siamo a Benevento qui, che sicuramente è il fulcro delle energie rinnovabili, se non altro da qui sono partite negli anni 90 tra Benevento e Avellino, ed infatti da qui anche sono partiti i repowering di cui lei faceva riferimento prima, che hanno consentito nella nostra regione di ridurre moltissimo l'effetto selva che avevano le pale vecchie degli anni 90, che in progetto si è prevista appunto una riduzione da 121 pale, addirittura arriviamo a circa 24-25 pale nelle province di Avellino e Benevento, per cui sono iniziative molto importanti che sicuramente la Regione Campania sostiene, anche perché il repowering in particolare è un'iniziativa, un intervento che è amico dell'ambiente, tra virgolette, perché si recupera tanto terreno agricolo, si eliminano pale, quindi sicuramente è un intervento importante, ma anche tutti gli altri interventi che sono stati proposti da noi in Regione, e devo dire noi siamo riusciti e riusciamo con molta fatica a portare avanti nei tempi stabiliti, perché ormai sono tempi in termini perentori e noi siamo ossessionati dalla perentorietà dei termini, perché riteniamo necessario dare risposte alle imprese, perché la collaborazione tra l'impresa e il pubblico è fondamentale e porta a risultati di anche leale collaborazione che consente di raggiungere, di traguardare gli obiettivi che, come sappiamo, per il 2030 sono ormai, il 2030 è imminente, la Regione Campania ha i suoi obiettivi energetici da raggiungere, e per fortuna nel 2023 noi in Regione Campania li abbiamo già raggiunti, penso l'abbiamo raggiunti anche nel 2024, perché abbiamo autorizzato molti megawatt di energia da fonti rinnovabili, e quindi sicuramente la Regione Campania è vicina, insomma, alle energie rinnovabili, perché sono le energie che oggi possono dare il contributo fondamentale contro il cambiamento climatico e alla transizione energetica, che io dico sempre è anche una transizione culturale oltre che energetica, perché parte dai territori, i territori sono il fulcro della transizione, è giusto che siano presenti, è giusto che siano partecipi ai procedimenti amministrativi e che abbiano la consapevolezza di quello che si va a fare sul loro territorio. E quindi, che dire, noi andiamo avanti e porteremo avanti tutti i progetti che ci vengono presentati. Adesso stiamo scrivendo anche le nuove linee guida, più che linee guida la legge sulle aree idonee, che stiamo coordinando come ufficio valutazioni ambientali, e che sarà sicuramente una legge equilibrata e che continuerà a portare avanti, insomma, i progetti delle fonti rinnovabili. In occasione della serata inaugurale del 36esimo Festival delle Mongolfiere, che si è svolta come di consueto nel paese di Fragneto Monforte in provincia di Benevento presso Piazza Emanuele III, l'Istituto Palmieri Rampone Polo si è reso protagonista della Notte della Moda, evento organizzato dall'Indirizzo di Studi Industria e Artigianato per il Made in Italy. La fresca serata autunnale del 10 ottobre è stata ricca di avvenimenti, nuove proposte e sorprese, non solo nel campo della moda, che hanno allietato tutti i partecipanti. La sfilata ha avuto come protagoniste le studentesse dell'Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, articolazione moda, che hanno indossato abiti ideati, disegnati e prodotti nei laboratori della sede Palmieri. Anche quest'anno l'Automotoclub storico Antico Sannio, diretto da Lidia Cavoto e Antonio Giangregorio, sarà presente all'Automoto Retro di Bologna, in programma dal 25 al 28 ottobre. Come consuetudine, ricchissimo il programma collaterale. Oltre alla giornata dedicata alla fiera, sono previste le visite guidate ai centri storici di Firenze e Siena. ASAS e i suoi soci sempre presente quando si tratta di automobilismo d'epoca.
sarà anche un'occasione per incontrare i vertici dell'ASI in convegni dedicati per esaltare e programmare le attività che ruotano intorno ad un mondo dove il rombo dei motori è sempre in primo piano. L'ASAS alla Fiera di Bologna dal 25 al 27 ottobre, un'altra tappa importante nel ricco calendario predisposto per tutto l'anno sociale. Automoto Club Storico Antico Sannio, una passione senza confini. In questi territori riesco a scorgere le radici profonde della crescita e del progresso. Vedo campi dorati e città pulsanti, testimonianza di un impegno costante verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. In ogni angolo trovo segni di prosperità, di innovazione e di protezione. E soprattutto, vedo come gruppi di donne e uomini illuminati riescono insieme a costruire un futuro di valore. Banca Popolare Pugliese. Perché la nostra forza è nella comunità. Anche quest'anno il Benevento Calcio si unisce al Rotary Club Benevento per celebrare il Polio Day, la giornata mondiale della poliomielite, un evento che rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'immunizzazione e sullo sforzo globale per eradicare la poliomielite, una malattia che ha afflitto l'umanità per secoli. Prima della gara di domenica 27 ottobre, Benevento Casertana, verrà infatti diffuso un messaggio informativo che evidenzia l'impatto straordinario del Rotary. Il Benevento Calcio, dopo la ripresa di martedì pomeriggio e l'allenamento diviso tra palestra e campo a Vellola, si è ritrovato per la programmata sessione a porte aperte, ma ancora sul rettangolo verde sintetico delle giovanili giallorosse, il tutto perché l'impianto di Via Vellino resiste meglio alle piogge cadute in questi giorni, rispetto invece all'antistadio Imbriani, che ne potrebbe essere affaticato. Non hanno preso parte all'allenamento Ciurleo e Lungo, De Genti, Nardi e Pinato, lavoro differenziato per Avolio, mentre notizie positive arrivano da Viscardi, che ha recuperato dal piccolo problemino patito contro il Sorrento al Viviani di Potenza e sarà dunque arruolabile per il secondo tour de force della stagione, già perché la strega, dopo il derby di domenica al Vigorito contro la Casertana e prima dell'altra sfida interregionale interna contro la Turris di giovedì 31 ottobre alle 20.45, sarà impegnata all'uscita per il big match contro il Crotone. Il Crotone ha annunciato che è cominciata la vendita dei tagliandi per la sfida contro il Benevento in programma giovedì 31 ottobre alle 20.45 a Lezio Scida e valida per la 12ª giornata del girone C della Serie C 2024-2025. I giallorossi avranno tempo fino alle 19 di mercoledì 30 per poter organizzare la trasferta in Calabria, sentitissima da entrambe le squadre. L'ex centrocampista del Benevento, cresciuto nelle giovanili del Torino e che in carriera ha vestito anche le maglie di Ancona, Livorno, Spezia, Bari, Latina, Spal, Parma e Potenza, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Pasquale Schiattarella, infatti, con un messaggio diffuso sul suo profilo Instagram, ha annunciato l'addio al calcio giocato, esprimendo anche la volontà di raccogliere nuove sfide. 541 le presenze in carriera per il 37enne di Mugnano di Napoli, 85 delle quali con la maglia della strega tra Serie A, B e Coppa Italia. Il palazzetto dello sport di Pomigliano d'Arco ha ospitato la Coppa Campioni 2024, competizione nazionale di ginnastica aerobica organizzata dalla società Fitness Tribe. Dopo i mondiali junior e senior e gli Age Group tenutosi a Pesaro lo scorso mese, l'aerobica italiana torna in campo con il penultimo appuntamento gold della stagione 2024. Il club ginnastico Benevento della presidente Liana Stefanini in gara con i ginnasti di punta della società, Chiara Maria Salerno e Alessandro Aiello. I due ginnasti, che gareggiano da anni insieme nella specialità di coppia mista senior, hanno conquistato il terzo gradino del podio accanto alle coppie dell'Aerobic Evolution di Gorle e la ginnastica Gorà di Colleferro. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.